Sì, è vero, sicuramente dal punto di vista estetico siamo in grado di far meglio e abbiamo fatto meglio in tante altre occasioni, però alla terza partita in una settimana credo che era importante avere la capacità di mantenere grande equilibrio, di essere concreti e anche di cercare di giocare, perché ci abbiamo provato a giocare, sapevamo che il Pescara è una squadra che ci prova sempre e che ha sicuramente idee nel farlo, e quindi riuscire a coprire bene gli spazi e soprattutto tenere la palla corta è una cosa che dovevamo riuscire a fare meglio. Non l'abbiamo fatto per gran parte del primo tempo, in cui abbiamo rinviato spesso in verticale tenendo una squadra molto lunga, e salivamo e ritornavamo indietro con troppa frequenza e non riuscivamo a tenere il ritmo vicino alla porta dell'avversario. Questo è un aspetto che credo abbiamo migliorato un po' al secondo tempo e che, nel quale poi siamo riusciti anche a gestire la partita dopo il 2-0. Non è stata una partita facile, però sicuramente è una vittoria molto importante. Adesso che finalmente hai sfatato la maledizione, tra virgolette, con Morato, vuol dire quanto pesava questa cosa a livello mentale? C'era un po' di scappa? Mi è dispiaciuto molto in tante partite quest'anno qui, perché credo che abbiamo fatto delle prestazioni veramente importanti, con l'Avellino, col Carpi, con la stessa Cremonese, ma anche con il Frosinone in questo girone di ritorno, partite che meritavamo sicuramente qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo fatto. E aver perso sicuramente non era una cosa che ci dava soddisfazione, soprattutto credo che non davamo soddisfazione ai nostri tifosi che vengono allo stadio per cercare di tifare, portare e dare il loro apporto perché Cittadella possa fare risultato. Però credo che ci sia un grande equilibrio in questa società, in questa realtà, e questo sicuramente aiuta me, aiuta la squadra a avere sempre la possibilità di ritornare in campo con la serenità giusta. Adesso credo che cominci veramente una settimana difficile, molto difficile, perché andiamo a giocare una partita dopo aver vinto in casa. E bisogna avere la capacità in questa settimana di guardare con grande attenzione alla gara di sabato a Cremona, che sarà una partita dura, difficile. Quindi credo che sia molto importante essere soddisfatti questa sera, di avere grande gioia e grande entusiasmo, e soprattutto da parte mia devo veramente ringraziare questo gruppo che in questa settimana ha fatto un lavoro straordinario, ha portato a casa 7 punti, abbiamo giocato con squadre importanti. Però adesso comincia la parte più difficile di questo campionato, in cui siamo lì vicino alle prime, è quello che vogliamo, però riuscire a dare continuità, e dare continuità dopo una vittoria in casa adesso credo che sia assolutamente uno scoglio e un obiettivo che dobbiamo porci. Varnier nel riscaldamento ha avuto un indurimento muscolare al soleo del polpaccio. E non è niente di grave, però fare una partita su un campo così pesante, credo che rischiavo di perdere un cambio e ho preferito far giocare Adorni.